È vero la testimonianza del presidente onorario del festival, oncologo, il fondatore dello IOM, Istituto Oncologico Marchigiano, il professor Maurizio Bonsignori. Ti accogliamo con un applauso. Ecco, dopo le parole di Aires, insomma, ecco, parlare di questi argomenti da parte di chi invece poi, no, ha toccato con mano, no, tutte queste cose che poi sono state dette, quindi ha toccato con mano anche la sofferenza, ha visto da vicino anche i familiari del malato, insomma, sono tematiche forti, forti per persone, diciamo, che però vogliono prendersi cura l'uno dell'altro. Non so mica cosa dire io. Aires sa come la penso. La morte è un passaggio di vita e non sono un fideista. Noi viviamo di energia e ci muoviamo senza saperlo, senza averne consapevolezza in ogni movimento. Noi viviamo di energia e produciamo energia, tanto che stiamo creando delle protesi organiche che possano andare con l'energia del nostro corpo. Potremmo accendere molte lampadine. Io non faccio mica nessuno sforzo a dire queste cose, perché sono cose che i cosiddetti uomini di scienza conoscono bene. Quello che resta dopo il passaggio alla terza fase è un cambio di condizione, così come un cambio di condizione, come ha detto prima Aires molto bene, di passaggio tra la vita intrauterina, che ha fisicamente tutto un percorso che noi già conosciamo, alla nascita. Il feto sa di morire senza rendersene conto. Anche i nostri animali, parliamo degli amici, sentono quando stanno morendo, lo sentono. E la maggior parte di noi ha paura della morte perché è una fine, un taglio netto, dopodiché non c'è più niente. Poi c'è chi crede. C'è chi crede, c'è chi crede. E chi non crede? Come fa a vivere? E quindi il nostro è un cambio di realtà. Dall'egocentrismo, che è figlio della nostra mente, all'energia universale. Lì noi andremo. Poi ve ne parlerò dopo. Grazie. Grazie. Grazie a Maurizio Bonsignori, che è il presidente anche onorario del Festival del Saper Vivere.